Tuttavia, oggi ci sono i possibili impieghi della figura narrativa dell'investigatore. Ce n'è uno, rappresentato da quel signore che fa finta di non esserci perché è nascosto dietro il sipario, che è un uomo dal nome, o meglio dal soprannome, abbastanza particolare, che già dà l'idea del fatto che appartenga a un'epoca che dovrebbe essere tramontata, ma lui non ci pensa per un cazzo a tramontare. Il dinosauro è la creatura inventata da Giuseppe Foderaro, che ci parla del suo personaggio e di come si innesta nel tessuto milanese. Allora, io ci tengo a dire che non sono uno scrittore di genere, né un genere di uno scrittore. Io scrivo storie ispirate alla contemporaneità, ispirate alla cronaca, quindi visto che non è difficile trovare uno spunto per trovare storie nere dalla quotidianità, io attingo proprio dalle pagine dei quotidiani. Visto che non esiste un romanzo giallo senza indagine, senza colui che indaga, io ho inventato questa figura, questo detective, che è Sauro Badalamenti, un detective milanese, un detective assicurativo, tra l'altro, non normale detective. Una figura esistente, che non è il normale poliziotto, ma è uno che normalmente si occupa di pratiche assicurative di lontane origini meridionali. È un tipo con un passato un po' strano, un passato losco, un ex buttafuori nei principali locali notturni di Milano, tra cui il famoso Plastic di Milano, un ex alcolista che oggi ha messo al servizio della giustizia tutto il suo sapere, tutta la sua compagnia di assicurazione. Esatto, sì, ma anche la giustizia. È vero. E quindi si è messo a collaborare con Miranda Benevoni, che è la direttrice dell'Abanoff di Milano, laboratorio di antropologia e odontologia forense, e si occupa di casi strani, non sono i soliti casi per cui un detective è chiamato a investigare, quindi tradimenti o quant'altro. Nel primo romanzo in cui compare si occupa di un serial killer che uccide donne bellissime dopo averle segregate per mesi e aver frantumato loro tutte le ossa a colpi di spranga, mentre nel libro che trovate qui stasera è chiamato a investigare su un tragico disastro aereo all'aeroporto di Malpensa. Ho voluto parlare del terrorismo di matrice islamica perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché vabbè, ho frequentato per molti anni gli Stati Uniti, il mio migliore amico era appunto newyorkese, e niente, cioè, in questa storia lo vediamo proprio chiamato a investigare su questo disastro di matrice islamica, a fianco con Miranda Benevoni, che è chiamata a identificare i corpi di quelli che sono le vittime di questo tragico attentato senza precedenti. Un attentato che porta a nudo le loro paure più recondite, perché mette a nudo proprio i loro timori più nascosti, tant'è che Miranda
e Sauro, da sempre legati da un rapporto non solo professionale, sembrano all'improvviso dividersi. Lei completamente presa dal lavoro, lui invece distratto dalla presenza di una conturbante donna esotica che invece nasconde un oscuro segreto. Tutto quello che faccio, ripeto, è quello di raccontare il quadro in cui vivo, un contesto metropolitano duro che rispecchia la realtà di oggi, no? Una realtà non edulcorata, una realtà di una Milano che non è la Milano glamour, quella che insomma viene più conosciuta, ma una Milano oscura, all'ombra delle cui mura si nascondono i peccati, le debolezze più insite nell'essere umano. Infatti l'8 abbiamo appuntamento al glamour per ritornare a Milano. Il titolo del romanzo e l'editore. Il titolo del romanzo è il rapporto in scala 1-1 e l'editore è Aimé Sanger. Sì, è l'editore editore di controllo, sì, dell'antologia Il dinosauro. Sì, il titolo Rapporto in scala 1-1 sta a significare che a volte per identificare un fatto, un fenomeno, è necessario guardarlo secondo la sua dimensione reale, quindi escludendo qualsiasi rapporto tra la sua estensione, portata e il mondo circostante. A volte inquadrare un fenomeno in base a una prospettiva ben precisa può essere fuorviante. Che ne so, la tolleranza, l'apertura mentale, tutti i valori che comunque la società moderna tenta di insegnarci, a volte possono essere vanificate da uno sguardo un po' disattento. Se noi pensiamo un attimino a, che ne so, che è un po' forte quello che sto per dire, ma una società più democratica e più è aperta, più esposta al terrorismo. Se noi pensiamo all'America, all'11 settembre, è facile capire che la vulnerabilità dell'America sta proprio nella sua forza, nella sua grandezza, nella sua modernità, nella sua essenza multietnica. Ed è per questo che a volte le cose vanno un po' in contraddizione, cioè la modernità va un po' in contrasto con quello che sono che è la sicurezza o alcuni principi di difesa del territorio. Niente. Niente nel senso che ti appelli al quinto elemento, perché ciò che stai per dire potrebbe comprometterti. E non ti fanno più entrare negli Stati Uniti d'America. Io pregherei, se si libera il cavo che è stato preso in ostaggio o ha preso in ostaggio i nostri ospiti, pregherei il nostro amico pilota di condurre qui al palco un autore che ha anche una maglietta sponsorizzata dal suo libro, dal libro che ha co-curato e in cui è presente sia come autore sia come mente ispiratrice, che è Sergio Rilletti. Un applauso. Che, come dico sempre in questi casi, ha la sventura di essere doppiato da me. Mi ha fornito il suo testo che cercherò di leggere al meglio o al peggio, visto l'argomento della serata. È un testo che riguarda un investigatore, un altro investigatore milanese di nome Mister Noir. Era il dicembre 2002 quando fu annunciato che il 2003 sarebbe stato l'anno europeo della disabilità. E a me, che collaboravo con M Rivista del Mistero, diretta da Andrea Carlo Cappi e Andrea G. Pinkes, vennero in mente tre idee. Scrivere una serie di recensioni sui film thriller con protagonisti personaggi disabili, curare un'antologia di racconti thriller, capacità nascoste,
in cui i protagonisti diversamente abili se la cavano da situazioni di pericolo grazie alle proprie capacità, e soprattutto creare il primo eroe disabile seriale della storia della letteratura italiana, protagonista di thriller umoristici. E così inventai Le avventure di Mr. Noir, un serial letterario ambientato a Milano che aveva come protagonista un investigatore privato in carrozzina. Un detective che non solo doveva risolvere casi estremamente intricati, come qualsiasi eroe normodotato sa fare, ma aveva anche l'arduo compito di dimostrare che era possibile divertirsi con un protagonista disabile, nel senso più comico del termine. E volevo che ci riuscisse riproponendo lo spirito brioso del telefilm Agente Speciale che vedevo quando ero bambino. Inviai a Cappi, se vuoi, un mini format con le idee base e alcune regole essenziali che mi ero prefissato, e lui l'accettò subito con grande entusiasmo. Tuttavia, per problemi editoriali, proprio nel 2003 ne uscì con un solo numero, e Le avventure di Mr. Noir dovettero esordire nel 2004, e lo fecero mostrando una Milano non da bere, ma piuttosto da affettare. Così, nella sua prima avventura, La vendetta dell'uomo che non era mai nato, Mr. Noir si ritrova a muoversi tra chiese cattoliche, presunti maghi, sette sataniche e cacciatori di libri senza scrupoli, per dare la caccia a un fantasma serial killer che fa strage di preti, che dove qualcuno tra i presenti farebbe il tifo. Nella seconda avventura, Caccia alla cacciatrice, Mr. Noir ed Elena Fox danno una forsennata caccia a una killer professionista che, anche se molto più concreta del loro primo avversario, risulta altrettanto imprendibile. Una storia in cui ho rivisitato il tema del sosia cattivo dell'eroe e dove fa da sfondo una Milano oscura in cui bande di sicari mafiosi, abili falsari, gioviali bontemponi e poliziotti che cercano di barcamenarsi fanno tutti capolino in uno specifico locale notturno crocevia delle loro diverse esistenze. Ambientazione completamente diversa in Mors Ridens, dove Mr. Noir ha solo 12 ore di tempo per trovare un antidoto per salvare la vita al suo cliente, uno stimato e compunto scienziato che ha ingerito un veleno mortale che lo costringe a pronunciare battute sempre più demenziali, ma dove, solo decifrandole, Mr. Noir può risolvere il mistero e salvarlo. E la Milano nera della seconda indagine viene sostituita da quella in camice bianco, apparentemente immacolata, dei medici, dei professori, degli scienziati, degli ospedali e dell'alta società. Infine, sempre seguendo i temi proposti da M, feci un'incursione nel genere spy story, ovviamente in puro Mr. Noir style, ispirato dal film Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, che affronta il tema del precariato nei call center e che mi aveva letteralmente scioccato. Scrissi L'allucinante caso del delitto indotto, in cui Mr. Noir si trova a indagare sul delitto che il proprio cliente, che non si ricorda neanche come si chiama, è convinto di avere commesso, ma di cui la presunta vittima in realtà è ancora viva. Un thriller sempre fortemente umoristico, come tutti gli altri d'altronde, nonostante le loro trame, in cui la denuncia sociale trova la sua giusta spiegazione nel surreale, e dove i due detective milanesi dai nomi alquanto improbabili, Mr. Noir ed Elena Fox, si ritrovano a gestire un intrigo internazionale giunto fin da Pechino. La chiusura di M, questa è una questione aggiunta del lettore, la chiusura di M però non costrinse affatto Mr. Noir alla pensione, ma anzi si ramificò su diversi siti e blog. Tra questi il sito personecondisabilità.it della LIDHA, della LIDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità, che oltre a chiedermi un episodio inedito, volle ripubblicare l'intera serie, compresi i racconti che ora non ho citato. E ora Mr. Noir, oltre ad avere una propria pagina Facebook, è protagonista di Snuff Movie, Inconsapevole gioco di morte, un'avventura inedita che ho appositamente pensato per l'antologia Capricità Nascoste, la prima antologia diversamente thriller, che ho curato con Elio Barracci per le edizioni No Reply. Nota per i presenti, se ne trovano delle copie sul banco dei libri, 12 euro. Una storia d'alta tensione e straripante d'azione, dove Mr. Noir deve compiere mirabolanti evoluzioni fisiche
per districarsi in una famigerata casa in cui un gruppo di diversamente disabili, ufficialmente considerati normodotati, l'ha rinchiuso con l'intenzione di ammazzarlo attraverso un finto gioco, ovviamente truccato, e una serie di trappole sempre più micidiali, riprendendolo pure con delle telecamere. Un thriller che, pur ispirandosi a una grave piaga sociale degli anni 70, gli snuff movie appunto, dove i protagonisti di certi film, con loro grande sorpresa e terrore, alla fine venivano realmente torturati e uccisi, mantiene invariato lo spirito brioso della serie, con Mr. Noir e Delroy Fox ironici e scatenati più che mai. Un'avventura particolare in cui, contrariamente a quanto faccio di solito, porgo particolare attenzione ai problemi fisici del detective e a tutte le strategie che deve attuare per superare determinati ostacoli e difficoltà. Un'avventura assolutamente da non perdere. Sergio Rilletti, di cui sono praticamente non tanto lo zio suo, ma lo zio del suo personaggio, ho questa colpa, me la porto con estrema nonchalance. E Mr. Noir è giusto, grazie Sergio, ci vediamo dopo, è giusto uno dei personaggi che possono essere la declinazione del noir, che è poi una mescolanza di generi, perché c'è il noir spiritoso, allegro, cioè il giallo però reinterpretato in modo postmoderno attraverso mille suggestioni per raccontare i problemi sociali, in realtà facendo ridere, facendo veramente ridere, però raccontando di cose serissime, fottutamente serie.